Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati ad Astrologia e Spiritualità. Ciao da Stefania. Ciao anche da Paolo. E E ciao da Maria saluti. Grazia. Ecco, infatti ti stavo presentando e ciao Maria Grazia. Allora, cominciamo subito questa ottava puntata. Non so se ci sono prima delle cose da dire oppure se cominciamo subito con il tema natale di un'ascoltatrice che si chiama Francesca. Quindi chiedo a Paolo se lui ha qualcosa da dire prima dell'analisi del tema natale oppure se possiamo partire presentando lei e quindi analizzando il suo tema natale. Guarda, no, partiamo subito dal tema di questa ascoltatrice, poi ho diverse cose da dire e da domandare a Maria Grazia per analizzare alcuni aspetti, diciamo, della vita di tutti noi e che ci riguarda tutti, però cominciamo subito, dai. Sì, poi nella seconda parte faremo queste domande, risponderemo anche ad alcune domande degli ascoltatori che erano arrivate, nelle scorse puntate che non avevamo fatto in tempo a rispondere e poi faremo anche delle domande noi. Infatti oggi faremo soltanto la discussione di un solo tema natale, non come le altre volte, così poi nella seconda parte ci dedichiamo ad altri approfondimenti. Quindi vai Paolo, presentaci questa ascoltatrice Francesca. Allora, è una nostra ascoltatrice affezionata da diversi anni, è molto attenta a tutte le tematiche di controinformazione, eccetera, ci ha dato spesso un grande sostegno morale, talvolta anche economico, perché è intervenuta in momenti di difficoltà con dei contributi. Fa un lavoro un po' particolare. E ha una personalità un po' complessa, tant'è che io quando ho letto il suo tema è uno dei pochi che mi sono bloccato, nel senso che non riuscivo proprio a, non riesco tuttora a dargli una lettura. Ci sono raramente, mi capita, però talvolta alcuni temi è come se mi parlassero subito, cioè li capisco immediatamente. E in pochi secondi, neanche posso dire pochi minuti, inquadro tutto. Altre volte è come se fossero muti, cioè per farli parlare ho bisogno di tempo, di studio, di pensare, oppure ho pensato così di rivolgermi a Maria Grazia per avere uno sblocco in questa cosa. Sì, va bene. Un tema interessante, io direi. Poi, tra l'altro, la vorrei salutare calorosamente perché condividiamo tutte e due cose. Siamo tutte e due del gruppo BRH negativo, quindi io diciamo, appartengo a una famiglia da parte di padre dove sono tutti BRH negativi, che è un gruppo, fra l'altro, che è molto consueto verso l'Egitto, quindi in qualche modo particolare. E tutte e due Capricorno, quindi anche lei è un Capricorno. E, il tema è molto interessante perché si vede anche, come tutti i Capricorni, il processo di incarnazione. Non è stato semplice perché il Capricorno è proprio un bambino vecchio, in qualche modo sono dei bambini particolari che si sentono anche di non appartenere quando sono bambini quasi all'ambito familiare e hanno spesso questa percezione di non volere essere come i genitori, cioè di volersi distinguere. Dal modello che possono aver dato i genitori, quindi sono figli di Saturno, debbono crescere proprio all'interno della loro stessa elaborazione, potrei dire della trasformazione del proprio dolore. E quindi Francesca ha un sole che è quadrato alla luna nera, quindi questo significa che ha dovuto lavorare anche a crearsi un giusto modello di maschile,
perché il padre probabilmente non poteva in qualche modo rappresentarlo, o il modello che il padre rappresentava non era giusto per lei. Ha un ascendente nel Sagittario, questo è anche un aspetto, diciamo, molto bello, perché le dà questa spinta molto forte verso la spiritualità e quindi verso un lavoro interiore e una percezione delle intuizioni notevoli che le vengono date da Nettuno, che lei ha in Sagittario in dodicesima casa. Quindi è proprio una persona, potrei dire, medianica, quindi che ha proprio delle qualità di intuizione che, se lei riuscisse a, diciamo, dirigere nel modo giusto, possono essere veramente delle intuizioni molto grandi e grandi collegamenti, con il mondo spirituale. Deve soltanto fare attenzione a questa luna, che lei è in Vergine, e quindi può sorgere in lei il momento di razionalizzazione, e questa luna è in Vergine quadrata a Nettuno e quadrata a Marte, quindi ha un quadrato a T collegato alla dimensione della luna, quindi probabilmente anche un'infanzia e anche una figura materna che magari può aver avuto grandi difficoltà. Appunto, non si vogliono giudicare i genitori, perché in effetti chi di noi ha avuto un genitore illuminato, insomma, hanno magari potuto darci soltanto quello che era la loro esperienza. Quindi questo significa che a volte questi aspetti di intuizione vengono mediati da una parte emotiva che tende molto al particolare, alla razionalizzazione. Peraltro, la luna in Vergine che lei ha fa un bellissimo trigono con Mercurio, quindi anche una grande intelligenza. Anche questo fatto, che mi è sembrato di capire, che lei si occupa anche dei bambini, oltre che della figlia o del figlio, non ho capito bene nelle mail che mi hai mandato. Mi sembra la figlia, ma comunque che si occupa appunto dell'home school, quindi lei potrebbe essere un'ottima insegnante in questo senso. Quindi la parte emozionale si sposa all'elemento intellettivo, e quindi questa luna Mercurio dà proprio questa capacità di poter dare delle comunicazioni agli altri, di mettersi nell'elemento comunicativo. Deve soltanto fare attenzione a questa quadratura di Marte, perché può dare a volte eccessive forme di ansia, a volte di paura, perché la Luna è il nostro polo ricettivo, e quindi la quadratura di Marte può entrare in certi momenti creando forme di tensione che possono diventare paure, perché Marte è, diciamo, il pianeta collegato all'elemento della volontà. L'aspetto negativo della volontà è la paura. Quindi, in qualche maniera, questo quadrato a T con la quadratura di Nettuno e la quadratura di Marte, insomma, su questo lei deve lavorare, e probabilmente avrà lavorato su questo aspetto, indubbiamente, perché è come se improvvisamente questa parte emotiva potesse in alcuni momenti sfuggirle di mano. Quindi questo era un po' il punto di lavoro importante, così come lei ha proprio questa approfondimento delle cose, quasi scendere fino in fondo, sviscerarle, perché anche un Mercurio che è in trigono alla Luna ma quadrato a Plutone e quadrato a Giove. Quindi l'ha dovuto anche lavorare a recuperare un rapporto con gli altri, perché Mercurio nel Capricorno è bellissimo, perché si trova nell'ottava superiore è collegato all'ottava superiore di Urano, in quanto è un Mercurio uraniano, quindi un bellissimo Mercurio, e
E si dice che Urano sia l'ispiratore, colui che detta, e Mercurio colui che scrive, quindi lo scrivano. Però quando si ha un Giove in quadratura a Mercurio, a volte ci può essere stata una tendenza iniziale a dover ricostruire il rapporto con gli altri, perché c'è come magari stata una tensione, anche non so se a fratelli, sorelle, a volte nelle relazioni, nel collegamento, quindi sia con fratelli, sorelle o con i colleghi o con le persone che la circondavano, e riceve anche la quadratura di Plutone, per cui ha dovuto fare sicuramente, collegato a questa funzione di Mercurio, un grande lavoro che le deve essere costato anche parecchio. Molto spesso i Capricorni non sono dei bambini nella fase iniziale, molto, come posso dire, non si mettono in mostra. C'è sempre una ritrosia, sono sempre figli di Saturno. Quindi inizialmente ci può essere stata una difficoltà magari nella comunicazione o negli studi, però successivamente queste cose poi per il Capricorno si sbloccano. Tutto quello che è stato un blocco iniziale poi diventa invece quasi attraverso lo sforzo e crescendo una qualità, perché infatti un po' i figli di Saturno migliorano andando avanti con gli anni, per cui hanno addirittura nel momento del 29° anno di età, quando c'è il primo transito di Saturno, 28-29 anni, hanno proprio una folgorazione, un grande cambiamento, perché è determinato proprio da questo passaggio, attiva qualcosa, risveglia qualcosa all'interno. In questo momento lei oltretutto sta attraversando, cioè sta avendo il transito di Saturno in prima casa, perché la sua prima casa parte dal Sagittario ed arriva nell'Acquario. E quindi lei ha intercettato, perché copre tre segni, ha intercettato all'interno completamente il Capricorno, e quindi lei ha un sole e un Mercurio in primo campo. Quindi questo passaggio di Saturno ha avuto negli anni il passaggio di Plutone, quindi lei ha avuto delle rivoluzioni enormi, ma anche prima che Plutone entrasse nel Capricorno, cioè quando già stava nel Sagittario, quindi ti parlo anche prima del 2008 che ha avuto poi l'entrata nel Capricorno. Beh, lei sono parecchi anni che sta sotto questo aspetto di Plutone, che ha creato una rivoluzione completa nella sua vita, ma anche delle straordinarie intuizioni, perché attualmente lei ha un Plutone di transito che sta su Mercurio in trigono alla sua Luna, c'è anche Saturno che sta su Mercurio in trigono alla sua Luna. Mi è sembrato di capire che avesse delle difficoltà o delle paure che riguardavano la figlia. Ecco, io direi che comunque qualsiasi situazione ci possa essere collegata alla figlia, c'è anche una protezione molto forte. Quindi c'era un accenno nelle mail a forme di bullismo a cui magari i ragazzi vengono in qualche modo esposti, o anche i bambini nelle scuole. Però vorrei appunto rassicurarla, perché da una parte ci può essere la scoperta di una difficoltà, però dall'altra ci sono anche delle forze che si attivano per aiutare in questa difficoltà. Poi lei stessa sta avendo proprio delle spinte molto grandi proprio nella conoscenza di sé, nella conoscenza degli altri, quindi la grande esperienza del mondo degli altri. In questo periodo, questo Saturno gli si sta quadrando a Giove, quindi
attivato moltissimo in questo periodo quello che noi chiamiamo senso di discernimento, pituitaria anteriore, pituitaria posteriore, quindi c'è tutto un lavoro nei centri superiori dell'anima, sta avendo anche il transito di Giove in Sagittario sul suo ascendente, intrigono al suo Giove, per questo dico questo grande lavoro che può portarla ad una esperienza di grande maturazione che riguarderà anche il suo rapporto con il maschile, perché questo Giove sull'ascendente si sta mettendo in quadratura a Marte e quindi sta in qualche modo lavorando su tutta l'attivazione, potrei dire, della sua parte volitiva, della parte azione, della parte maschile in noi, quindi lei deve anche riuscire ad attivarsi e a realizzare delle cose che magari ha all'interno come desideri o come intuizioni o come progetti che vuole portare avanti. Quindi in qualche modo il transito di Giove a lei la occuperà anche per tutto il 2020, perché Giove poi entrerà nel Capricorno, quindi lei avrà questo transito in prima, quindi con tutto quello che riguarda la strutturazione, l'espansione della sua personalità, dovrà vedere anche il suo rapporto con l'altro, perché questo Marte è fra la sesta e la settima casa. Quindi c'è una regola che dice appunto che un pianeta 4 gradi prima che cominci la casa successiva è più forte per la casa successiva. Quindi sicuramente dovrà risolvere un problema collegato al partner o in generale al suo rapporto con il maschile, che in qualche modo, proprio perché ha avuto magari fin dall'inizio una difficoltà con la figura del padre, potrebbe in qualche modo essere questo il momento giusto per arrivare ad una definizione e quindi a sciogliere in qualche maniera un nodo, perché di questo si può trattare. Poi lei ha una Venere nello Scorpione, e questa Venere, si trova in congiunzione con il nodo lunare, quindi la sua prova sarà proprio nel sviluppare una visione, creativa, positiva, di non farsi prendere dalle paure, perché spesso la Venere in Scorpione avvolta come diffidenza nel sentire. Lei deve lavorare a recuperare questo aspetto collegato al sentire, collegato alla dimensione della bellezza, perché anche nel momento più difficile non dobbiamo mai perdere di vista il senso dell'equilibrio, il senso proprio della positivo di una visione creativa. E infatti c'è la famosa parabola che riportano i persiani del Cristo che stava con i suoi discepoli, camminava e improvvisamente videro una carcassa di un cane e quindi tutti distolsero lo sguardo come piuttosto con grande ribrezzo e il Cristo invece, guardando la carcassa, disse: però che bei denti che aveva questo cane. Quindi è riuscire a vedere anche nel momento più denso questa possibilità. Quindi questo è un recupero, questo nodo nord. Il sud ce l'ha, lei parlava di difficoltà nell'ordinario quotidiano dal punto di vista economico, lei chiaramente ha un sud proprio in sesta casa e nel toro, quindi questo può comportare delle pesantezze
forse anche nell'ordinario quotidiano, perché il quotidiano è per noi sempre un piano di grande prova. Quindi è come dire, lei ha proprio questa prova in quello che è la cauda Dragonis, ce l'ha nella dimensione del toro, quindi in sesta casa. No, scusa, mi sto sbagliando, in quinta casa, nella casa proprio della creatività, e che deve imparare, questa creatività che lei ha, deve imparare a tirarla fuori. In sesta a questo Marte che sta fra la sesta e la settima, quindi secondo questa regola influenzerebbe la settima, ma può anche creare questa ansia, perché un Marte in sesta quadrato alla Luna, una Luna in Vergine, può dare un'ansia nella realtà ordinaria quotidiana, perché la Vergine, una Luna in Vergine si fa molto portare all'interno della dimensione ordinaria quotidiana, quindi un po' lei deve cercare in qualche modo sempre di non perdere di vista mai che siamo nel mondo, ma non del mondo. Ecco, questo elemento spirituale che lei ha molto forte, questo Nettuno in Sagittario in dodicesimo campo, questa quadratura con la Luna può ogni tanto offuscare questa condizione. Poi dalle mail che mi ha mandato ho visto che lei ha fatto un percorso spirituale che infatti menziona molti grandi maestri, Ivanov, che per esempio noi nell'antroposofia abbiamo un grande rispetto per Ivanov. Questa sua Venere fa un bel sestile con Mercurio e fa un bel sestile anche con la Luna. Per questo io, mi è sembrato di capire che avesse una figlia femmina, quindi spesso nel tema natale la Venere può rappresentare, oltre a Mercurio, la figlia femmina, insomma. Quindi questo elemento, questo rapporto con la figlia stessa, può essere insomma per lei invece un punto importante, un punto di realizzazione del suo sentimento, della sua parte femminile, anche un bel rapporto con la figlia. Quindi questo è un tema interessante perché lei ha due quadrati a T, Mercurio, Plutone, Giove, poi Marte, Nettuno, Luna, quindi quasi sempre sono persone che debbono fare degli sforzi nella vita, sono persone che si chiedono il perché delle cose, quindi non vivono soltanto vegetando oppure prendendo quello che arriva dall'ordinario, ma c'è la domanda in queste persone, c'è proprio un'urgenza di iniziare un percorso, di iniziare un lavoro su loro stessi, quindi in qualche modo questo è molto importante. Saturno in questo tema si trova all'inizio dell'ottava casa, quindi potremmo dire che è questo lavoro, perché l'ottava casa è la casa anche un po' dell'emendamento di alcune funzioni, del cambiamento di alcune funzioni. Un Saturno in ottava, il suo lavoro sarebbe stato proprio collegato al basarsi sulla sua energia, perché in qualche maniera non poteva, diciamo, identificarsi con nessuno, e un lavoro, un processo di individuazione che in questa vita doveva portare avanti, quindi attraverso proprio la condizione di Saturno. Infatti si è incarnata in un segno saturnino, che fra l'altro io ho un grande rispetto per i capricorni, perché cominciano a lavorare da piccoli, perché non gli si permette spesso di essere piccoli, e quando diventano, sono nella fase adulta e anche nella vecchiaia, invece tirano fuori una gioiosità da bambini, quindi non è che diventano degli infantili, no, ma scoprono delle cose o comprendono, si rendono conto della bellezza della vita. E
Infatti c'era Henry Miller, che era un capricorno, che è quello che ha scritto Tropico del Cancro, Tropico del Capricorno, e lui a un certo punto, più che ottantenne, disse: proprio adesso che ho capito come funziona questo gioco della vita e che mi sto tanto divertendo rispetto a come ero prima da bambino, dice, con una forte tristezza, quasi malinconia, dice: peccato che dovrò andare via entro qualche tempo perché mi piacerebbe restare molto di più. Questo è un po' il senso, se vogliamo, del Capricorno. E lui dice una frase molto bella, perché dice: se dovessi dare un'immagine di tutta la mia vita, io direi che è stata una crocifissione in forma di rosa. Quindi questa trasformazione e trasfigurazione della sofferenza in coscienza, in consapevolezza, quindi tutto quasi una simbologia rosicruciana, insomma, come condizione. Per cui lei sta in un momento pieno di possibilità che le arriveranno anche attraverso il contatto con persone. Diciamo, sicuramente organizzerà qualcosa che potrà essere quest'anno e anche il prossimo importante, interessante, e dovrà anche attivare molto le sue forze di volontà, questo indubbiamente. Ci sei, Paolo? Sì, ci sono. Ci sono. Molto bella questa cosa che hai detto del fatto che alla fine della vita questo si cominciava a divertire, però se ne Sì, doveva sì, 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 andare. sì, sì. Sì, ma guarda, infatti a me piaceva tantissimo Henry Miller, proprio lui ha scritto Sexus, Nexus e Plexus, e diciamo aveva questa, mi ricordo questa fotografia sua, dove lui era anziano, ma aveva questi occhi luminosi da bambino. E lui diceva: adesso che ho capito, che mi sono reso conto, e mi risuonava moltissimo questa cosa, perché tutti i capricorni che io ho incontrato nella vita, io stessa, l'hanno spesso avuto delle infanzie abbastanza particolari, ma anche per il loro modo di essere, perché non sono mai persone che, o bambini che, si metteranno in piedi a declamare la poesia, quella attirando l'attenzione di tutti. Quello lo può fare più un bambino del leone, un bambino, diciamo, incarnato in un segno di fuoco, però i capricorni hanno questa timidezza. Poi dopo invece cambia tutto, perché sono poi persone che invece diventano io ho notato, dopo il primo transito di Saturno, tirano fuori delle capacità e diventano dei leader. Quindi è successiva questa condizione. Non so se Ok. Francesca vi ha dato qualche messaggio. Poi questa cosa dell'RH negativo è interessante. Perché è interessante, in che senso? Perché l'RH negativo, adesso ci sono tutti gli studi collegati all'RH negativo, appunto, si dice appunto che, cioè che quelli che dicono che non è un sangue che ha il fattore rhesus, che è collegato alle scimmie. Quindi ci sono varie cose, alcune molto fantasiose, perché dicono appunto che è il sangue degli extraterrestri, che insomma possono avere delle sensibilità in più le persone che hanno il fattore RH negativo. Infatti il B, ho studiato molto anche questo mio gruppo, perché il mio padre aveva, diciamo, la mappa, come si dice, genetica da dove venivamo, e quindi lui diceva: noi discendiamo dagli arabi. E quindi ci chiamiamo albanese, infatti, perché poi questi arabi si sono, discendendo, sono arrivati in Italia alla famosa piana degli albanesi, appunto. E lui diceva: sì, noi abbiamo questa discendenza, tanto che mio padre sembrava un arabo. Una volta in un ristorante arabo
Ti parlo degli anni 70, quindi ce n'era uno, era la Taverna Negma, che stava, l'unico, che stava a Borgo Pio, e mio padre stava lì con un suo amico e c'era un fotografo. A un certo punto mio padre ha detto a quest'amico: vedrai adesso questo che mi chiede di posare per una foto. E gli ha fatto mettere un barracano e un narghilè in bocca, e a un certo punto è venuto fuori questa immagine su Cucina Italiana con scritto: e non poteva mancare l'incantatore di serpenti pronto ad esibirsi all'occasione, ed era mio padre. Pensa proprio, cosa da ridere. Ok, senti, allora io direi, ti anticipo la prossima domanda che ti faccio, che ti farò io, poi leggeremo anche quella degli ascoltatori. Anticipo e poi, nel senso che non risponderai subito, Stefania ci metterà un brano e poi, quindi c'hai anche il tempo magari per prepararti sulla domanda. Allora, una cosa molto importante che ho visto in alcuni oroscopi, perché a me adesso mi ha attanagliato per un certo periodo e tuttora continuo a domandarmi. Diciamo, riguardo a questo aspetto, il cosiddetto nodo sud. Cioè, io ho visto che il nodo lunare sud è quella parte in cui sostanzialmente individuo quella parte, quella casa su cui non abbiamo nessun controllo, nel senso che individuo quella parte della vita in cui ci capiteranno una serie di fatti, talvolta anche paradossali. Che sembrano sfuggire al nostro controllo, quasi come se fossero guidati da una volontà superiore. Un rapido controllo sulle centinaia di temi natali che ho con me, sia di personaggi famosi, ma sia di persone invece normali, amici, parenti, conoscenti o comunque lettori, mi ha confermato un po' questa cosa. Un giorno che ne ho capito l'importanza, mi sono andato a sfogliare tutti questi temi natali. E poi, ovviamente, nelle biografie dei personaggi famosi non si riesce a capire esattamente quanto corrisponde, perché quello che c'è stato tramandato non è detto che corrisponda proprio al vero. Però, in amici, parenti, conoscenti, insomma, assolutamente questa cosa è venuta fuori. Quindi è come se individuasse quella parte più incontrollabile, soggetta a quelle influenze karmiche talmente profonde che quasi non riusciamo neanche a capire che. Sottopongono certe volte la nostra vita a una specie di montagna russa e io dove ho il mio nodo sud ho una serie di eventi proprio stressanti al limite della sopportazione, ma soprattutto paradossali, cioè che non hanno nessuna spiegazione logica e quando li racconti tutti dicono: vabbè, ma questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però ho visto che la stessa cosa vale appunto per le vite di altre persone. Ovviamente deve trattarsi di persone in parte consapevoli del proprio percorso spirituale, perché una persona che non si pone domande, non se ne pone di nessun tipo, quindi non riesce neanche a individuare quali parti hanno il controllo, le parti della vita, diciamo, su cui ha il controllo e quelle su cui non ce l'ha. Quindi la domanda che ti farò è questa, appunto, di parlarci del nodo sud e di capire come possiamo affrontare queste parti della vita dove la volontà non sembra proprio avere una sua parte, se non in quanto talvolta accettazione di quello che succede in modo, diciamo, un'accettazione consapevole, buddica, direi. Comunque. Pensa, preparati alla risposta, intanto Sì, Stefania ci allieta sì, con sì, qualcosa. sì, sì. Ok, perfetto. Ok, quindi la risposta la diamo dopo il brano, allora approfondiamo questo aspetto. Allora, io a questo punto metterei un brano dell'anno scorso. Che fu portato a Sanremo, ma ovviamente non ebbe molto successo, come accade sempre per i brani che portano davvero dei contenuti importanti. Allora, questo brano è dei Decibel, che sono la band storica di Enrico Ruggeri. Tornarono con questo disco intitolato L'Anticristo. E fecero una pesante critica nei confronti del sistema, parlando proprio in modo diretto dell'anticristo come del sistema vero e proprio. E c'è questa canzone che loro portarono appunto a Sanremo, che si intitola Lettera dal Duca, che
È molto bella, secondo me, perché ha dei contenuti spirituali, cioè parla di il duca sarebbe David Bowie che racconta Ruggeri apparve in sogno, gli apparve in sogno e gli disse delle cose, ma ascoltate il testo perché è secondo me molto profondo, quindi i decibel lettera dal duca. Lettera dal duca dei decibel. Siamo ritornati e quindi passiamo direttamente a questo argomento adesso. Oppure c'era qualcosa, Paolo, che volevi dire su il tema Natale specifico prima o passiamo No, direttamente alla domanda che hai anticipato prima? sul tema Natale no, dico solo una cosa, diciamo, su questo nodo sud, su cui ho fatto la domanda per spiegare agli ascoltatori in che consiste. Il nodo sud è poco studiato, secondo me anche poco conosciuto, perché alcuni astrologi dicono che addirittura, ma astrologi anche di fama, dicono che non hanno trovato riscontri nell'importanza di questo nodo lunare. In realtà, per esempio, Rudyard, che è un autore americano, ne gli dà molta importanza, e così tutta la scuola americana, Liz Green e gli altri. E io credo che invece su persone che stanno su un percorso spirituale, questo nodo, sia nord che sud, si veda benissimo. In particolare, il nodo sud ho notato che crea veramente tanti casini, cioè dove c'è il nodo sud, c'è un settore della nostra vita che non riusciamo a controllare. Se abbiamo il nodo sud nella seconda casa, quella del denaro, ci troviamo una vita in cui le oscillazioni di denaro, le entrate, eccetera, sembrano sfuggire al nostro controllo. Se ce l'abbiamo nella casa dei sentimenti, del matrimonio, nella settima, spesso si hanno persone che è come se abbiano sempre rapporti di coppia che non riescono a controllare, cioè si lasciano senza motivo, non riescono a capire talvolta neanche il perché delle loro scelte matrimoniali. Chi ce l'ha nella decima, nella casa del successo, ha spesso una vita che ha alti e bassi dal punto di vista professionale, e anche lì il problema è che sembra sfuggire al suo controllo. La cosa più. Io ho il nodo sud in decima. Ecco, in decima, appunto. Che sì, che probabilmente quindi tu nella tua vita hai vissuto delle esperienze professionali, ti sei trovato a fare delle cose, ma sempre che ti sono capitate all'improvviso, per coincidenza, e tu dici, tu che bello a volte, e altre volte però le stesse cose che avevi iniziato ti sono, te Ma le sei guarda, trovate scaldare tra le potrei. mani, e dici, ma perché questa cosa non c'è più? Era cominciata con tanti buoni presupposti, poi un bel giorno Esatto, si è sciolta come sì. neve al sole. Sì. Infatti io guardo sia il sud che il nord, perché quello che tu dici è giustissimo. E tu immagina che nell'astrologia indiana loro si basano quasi tutto sui nodi. Quindi nodi, l'asse nodale è fondamentale, è proprio importantissimo. E si basano anche sulla luna nera. Quindi su questi aspetti che sono importanti, perché il sud implica proprio sono forze quasi istintive perché è la cauda, quindi non bisogna mai dimenticare questo, è la coda del drago e quindi è anche la rappresentazione per noi di le cose che accadono, veniamo spinti. Ma non c'è la consapevolezza del nord, che è invece il caput dragonis, quindi noi dovremmo dai centri inferiori, che non vuol dire che non siano importanti, sono importantissimi, si chiamano inferiori, semplicemente perché sono più vicini alla dimensione della terra, andare verso i centri superiori, ma i centri superiori se non sono supportati proprio dall'energia dei centri inferiori, non puoi fare niente, perché allora avresti le allucinazioni, avresti proprio, si cadrebbe in una sorta proprio di immaginazione non costruttiva, quindi ci deve essere proprio questo, deve avvenire proprio un collegamento fra il sud e il nord.
Quindi è vero perché delle volte anche fatalmente, perché il Sud rappresenta anche il karma precedente, anche tutto quello che hai elaborato nella tua incarnazione passata, quindi l'atteggiamento che puoi aver avuto nell'incarnazione passata. Io mi sono analizzata il mio, per esempio, perché ho un nodo sud nel leone e un nodo nord nell'acquario. Quindi probabilmente in una delle incarnazioni passate, perché non sempre noi abbiamo il debito karmico dell'incarnazione precedente, potremmo avere il debito karmico magari in questa vita di due incarnazioni fa. E quindi doverlo decidere. Decidiamo di risolverlo in questa vita. Quindi probabilmente io potrei aver dato, questa è l'analisi che ho fatto io, troppa importanza nella mia vita precedente soltanto al lavoro, al successo e poca importanza, dato che il nodo nord poi nell'acquario ce l'ho in quarta, alla dimensione della mia famiglia, della famiglia, della quale in questo momento mi sto profondamente occupando. Quindi tutto quello che hai detto è vero, a me mi è arrivata la trasmissione a Telestudio per una casualità, proprio per una casualità, è venuta da me una parente di un cantante famoso e lei è rimasta colpita e ha parlato di me a un suo amico che lavorava a Telestudio. E quindi sono andata a parlare con questo e da lì è arrivata la trasmissione. Pensa un po', insomma, come è così, perché in effetti devi anche saper riconoscere che ti viene data la possibilità di rettificare anche una tua condizione che è collegata al sud. Per esempio, i miei figli. Soprattutto non tanto l'ultimo quanto la prima, mi dicono, mamma, tu per un certo periodo hai dato più importanza alla dimensione del lavoro, perché il lavoro mi ha assorbito per anni tantissimo e quindi stavo molto poco con loro e sto pareggiando adesso quello che in effetti non ho fatto allora, perché mi sono guardata bene proprio l'asse lunare. Poi, come chiaramente porto avanti un discorso particolare, sono stata per anni in Rai, ma il mio discorso non era per come sono io, non sono una che sceglie il successo ad ogni costo o di fare un discorso dell'astrologia da rotocalco. Quindi ero pure una persona scomoda, insomma, non so se ho reso l'idea. Per cui quello che tu dici è vero, perché ci sono delle forze che irrompono, perché sono le forze del karma precedente. E infatti la forma, se tu ci pensi un attimo, Paolo, è di una coppa, il sud è come se fosse una coppa contenitrice, il nord è esattamente l'opposto, e poi quello che tu devi ridare, che hai elaborato dal sud, tu lo devi ridare nel nord e quindi superare come prova. Sì, infatti lavorare sul nodo nord per sciogliere anche i problemi del nodo sud, potremmo sintetizzare così Sì. Beh, l'asse. io mi sono guardata anche per dire, no? Scusami se parlo della mia realtà personale, il nodo nord nell'acquario è proprio dedicarsi all'umanità. E il nodo sud nel leone è ancora una impostazione egoica e io me la sono dovuta andare a guardare questa condizione. Infatti oggi per me io sono proprio al servizio dell'umanità. Quindi il trasferimento nel nord c'è stato con grande consapevolezza perché
mi sono dovuta vedere tutte queste cose. Infatti, le persone che non contano il sud, che non lo segnano nel tema, fanno un errore enorme. Fra l'altro, se un pianeta si congiunge al sud, bisogna tenerne un grande conto, perché tanto più allora lì c'è un'importanza, perché eppure i transiti sul sud o sul nord sono fondamentali, perché poi un pianeta che transita nel sud va in opposizione al nord. Quindi l'asse nodale è un punto essenziale del tema di nascita. E infatti anche le persone che non hanno opposizione, un'opposizione ce l'hanno, quella dell'asse nodale, ce l'abbiamo tutti, che ci porta ad uno sviluppo di una grande consapevolezza, perché l'opposizione passa per il centro. Non dobbiamo dimenticare che lavoriamo su un cerchio che promana dal centro, e l'opposizione è la possibilità, perché tocca proprio il punto centrale. Per questo l'asse nodale può essere di un profondo dolore per le persone, quindi è proprio lì che tu vai a incontrare questa energia che può essere tanto distruttiva quanto costruttiva del drago. Per esempio, in Cina c'è il segno del drago, e per loro i due segni, diciamo, che rappresentano la potenza zodiacale cinese sono il drago e la tigre. Il drago perché è collegato alla conoscenza, alla saggezza. La tigre, per esempio, la medicina, l'agopuntura, per loro è collegata all'elemento della tigre. Quindi, in qualche maniera, questa potenza, questa può portare l'asse nodale ad una grande saggezza. Quando una persona, diciamo, lavora su questo. Quindi quando non si fa vivere dall'influenza del drago, perché è proprio lì che si espleta la forza metabolica, dal punto di vista alchemico, era rappresentata proprio dagli alchimisti dalla forza del drago. Quindi è un lavorare con queste forze che spesso ci sovrastano e che si realizzano all'interno di noi stessi. Quindi questo serpente che viene chiamato appunto, che si innalza per la via della Kundalini e che poi diventava, nei capi egiziani avevano proprio la testa del serpente sopra, lo dobbiamo vedere come l'ascensione e la presa di coscienza di questa energia che il più delle volte ci vive, quindi tutte queste immagini del drago distruttore. Sono simboli appunto di un'energia che ci vive e che noi non sappiamo assolutamente dirigere, mentre dovremmo imparare a dirigere, a risvegliare i centri superiori dell'anima, che in noi sono potenziali quando si parla dei chakra superiori, no? Quindi sì, più delle volte funzionano, l'avevo già detto in un'altra trasmissione, funzionano fisicamente, ma non nell'elemento invece più sottile, e quindi molte persone non hanno la capacità di discernimento, non hanno la capacità di attivare il pensiero, ma questo è dato poi dal fatto che hanno lavorato, che si sono collegati a quell'energia dei centri inferiori e che in qualche modo l'hanno portata in modo ascendente verso l'alto. Ecco perché oltretutto c'è l'immagine del fiore del loto dai 1000 petali nell'ultimo nel chakra superiore della testa, no? Chiamato appunto il chakra dai 1000 petali, perché è come se noi fossimo o avessimo all'interno una fiorescenza, come l'albero della vita è rappresentato proprio dalla spina dorsale, che ha le radici, Muladhara chakra è il primo chakra, quindi è il grande tempio. Mula significa in arabo grande, è il grande tempio, Ara, è la grande Ara,
E quindi è il punto nostro dove dobbiamo dire io ho il diritto di esistere. Quindi in qualche maniera poi diventa la lotta per l'esistenza che può portare alle guerre, a diciamo, andare un uomo contro l'altro, fino a che questa energia non sale verso l'alto e quindi abbiamo una condizione diversa. La fluorescenza, il fiore ha bisogno della radice, senza la radice non si può creare niente, nel fiore, nel frutto, nulla. Quindi è fondamentale questa condizione. Ok, allora adesso diciamo chiudiamo con un consiglio rapido, no? Chi individua il nodo sud, un problema nella sua vita particolare col nodo sud, quindi nella famiglia, nel denaro, nel successo, talvolta nell'inconscio, ho notato che chi ha il nodo sud in dodicesima è come ha un problema. Nell'inconscio spesso sono, molto spesso sono veggenti, cioè sono persone che seguono il loro sentire, eccetera. Molto spesso sono persone che non hanno contatto con il loro inconscio e agiscono sulla base di impulsi molto istintivi, a volte anche positivi, quindi appunto abbiamo i veggenti, i sensitivi. Quindi, però spesso appunto viene sentito come un problema. Quindi il consiglio di base che uno darebbe, che tu gli daresti, qual è? Io, a parte quello di seguire la soluzione sul nodo nord e di sciogliere il nodo nord. Sì, di diventare, guarda, l'astrologia ti dà questa possibilità di diventare consapevole di questa forza che ti può vivere e che viene anche da vite precedenti. Quindi una persona che ha un nodo sud in dodicesima può avere, per esempio, una veggenza istintiva, bisogna vedere poi come la riesca a dirigere, perché se ha poi il nodo nord, faccio un esempio, nella sesta potrebbe essere un ottimo medico. Quindi una persona che può fare molto agli altri e deve questa energia riversarla nell'ordinario quotidiano, oppure può fare aiuti agli animali, tutto quello che poi nel nodo sud, nel nodo nord, nella sesta si può espletare. Quindi di non avere paura. Perché il nodo sud, come oltretutto, lì dove abbiamo queste grosse fragilità si inserisce la paura e quindi creiamo un pendolo di quel problema, come dice appunto Vadim Zeland, che usa, diciamo, un linguaggio molto, molto veloce. Ho trovato molti riscontri con anche cose della quarta via. Sarebbe l'identificazione. Se io mi identifico, io do energia a quel problema. Quindi saperlo vedere e capire e con coraggio, quindi trasformare la paura, diciamo la parte positiva della paura, come dovrebbe essere trasformata, è nell'atto volitivo, nella volontà, perché la paura purtroppo blocca la volontà. Quindi la volontà e il coraggio di affrontare questa condizione. E l'accettazione, cioè dire sì, mi trovo questa cosa forse da azioni che ho fatto in vite precedenti e quindi in questo modo io posso in qualche modo emendarle. Bene, allora adesso c'era un'ascoltatrice che ci ha mandato una domanda con un tema Natale e poi ci abbiamo anche delle domande. Vediamo, Stefania ci guiderà dicendoci che cosa facciamo, insomma, adesso, se leggiamo le domande dell'altra volta oppure se proviamo a fare io e te a questo punto in 10 minuti di una canzone il tema Natale di un'ascoltatrice che si sente un po' bloccata nella vita. E ho pensato che siccome molti si sentono bloccati, questo dei blocchi poi l'abbiamo analizzato spesso, però la nostra trasmissione mi pare che serva molto a far identificare gli ascoltatori in quello che diciamo e a far trovare degli spunti. Allora, magari potremmo fare anche questa cosa. Stefania, che dici? Quali delle due cose ritieni che sia meglio?
Sì, in effetti potremmo anche cambiare programma rispetto a quello che avevamo detto. Avevamo detto che facevamo un solo tema Natale e poi ci dedicavamo alle domande, però dato che c'è quest'altro tema Natale di questa ascoltatrice che è interessante, potremmo sì, analizzare questo. E poi le domande a questo punto slittano ancora alla prossima volta, a meno che non riusciamo a farle dopo questo tema Natale. A questo punto lasciamo Qualcuna la stare la dovremmo pratica, fare perché perché è diventata una favola ormai queste domande. no, Alla facciamo fine allora ci prendono per Pulcinella. giusto, allora va Allora, bene. intanto possiamo intanto leggere subito una domanda di Giada che l'ha riscritta nei commenti a questa puntata e però l'aveva fatta la volta scorsa o 2 volte fa, adesso non mi ricordo. Allora, lei chiede se è vero che passati i 50 anni l'ascendente prende il sopravvento sul segno. Questa è la domanda? Sì. Allora, guarda, contrariamente, perché le sono due, in realtà dovrebbe essere il contrario, per il semplice fatto che se una persona lavora profondamente e intensamente su se stessa, dal punto di vista spirituale, dovrebbe sempre di più diventare il sole. Perché il sole è l'io sono, quindi l'aspetto della nostra essenza. Se una persona invece è più che altro collegata a tutto il valore della personalità, non ha fatto un lavoro su di sé, certo che viene fuori l'ascendente. Quindi sono due diverse interpretazioni. Ma se c'è uno sviluppo nell'essere, quindi abbiamo sempre di più, poi 50 bisogna vedere quando arriva la maturazione, abbiamo sempre di più un rivolgerci verso l'elemento dell'essenza rappresentata dal sole, quindi in qualche maniera non è in questo caso l'ascendente. Mentre molte persone che invece hanno mantenuto una forte personalità e quindi non hanno svolto un lavoro, si può sentire l'emergere sempre di più dell'ascendente. Perché poi ecco, noi dovremmo avere una vera personalità, non una falsa personalità. L'ascendente è collegato oltretutto, fra l'altro perché è semplice anche la risposta, all'ora di nascita e al luogo di nascita, è collegata alla nostra missione sulla Terra. Per cui una persona sì, deve dare a Cesare quel che è di Cesare, ma deve dare anche a Dio quel che è di Dio. Quindi in qualche maniera chi fa un lavoro profondo su se stesso non è che poi si stacchi completamente dalla dimensione della Terra, ma va sempre di più a rivolgersi ad una dimensione spirituale e cosmica. Ognuno di noi è un sole irradiante. Il nostro cuore è il nostro sole. Quindi la persona che va verso l'essenza va verso la dimensione solare. Il Cristo è appunto l'essere solare per eccellenza. E quindi di fatto se c'è questo tipo di lavoro si diventa sempre di più il sole. Ok, allora senti Stefano, direi che puoi mettere un brano e c'ha ragione Maria Grazia, forse finiamo le domande e poi la prossima volta analizziamo il tema Natale dell'ascoltatrice, ok? Ok, sì. Allora, visto che si è parlato di prima Maria Grazia ha citato le discendenze arabe, no? E poi so che l'hai detto anche altre volte che tu comunque hai fatto anche un percorso sufi, Sufi, che a ebbene. me piace tantissimo, mi piace anche la musica sufi, e infatti volevo mettere questo brano di Barangi, che è un artista di cui avevo già messo un brano qualche puntata fa,
E questo brano si intitola Ney. Ney è lo Il strumento, flauto. il flauto esatto, che viene utilizzato Flauto. nella musica sufi e è molto bello. E che Quindi. apre il Mesnevi di Rumi, il primo volume del Mesnevi di Rumi, proprio comincia dicendo: senti il lamento del Ney che vuole ritornare nel canneto. Il canneto poi sarebbe nella natura spirituale, chiaramente. È tutto un film, è bellissima l'entrata del Mesnevi di Rumi, proprio parla proprio del suono del Ney. Eh sì, un giorno, magari in un'altra occasione, magari in una rubrica al di fuori di astrologia e spiritualità, dovremmo proprio approfondire la via dei sufi, insieme a te, perché mi piacerebbe molto farlo. Ok, allora, poi fra qualche minuto riprendiamo con le domande Ney di Me lo Baraj. puoi lasciare l'audio, che io non sento mai la musica. Ah sì, non so ugualmente se la sentirai, io comunque te la Ah, ho lascio, capito. vediamo se lo Va bene, sentirai, ok. perché è una questione del programma che Ah, ho utilizzo per capito. trasmettere, quindi non so se si sente. Comunque, Ok, va bene. proviamo. Allora, eccoci ritornati. Il brano era un po' Ecco, lungo e sì, di Maria Grazia. no, siccome l'ho sentito a tratti, no? La musica sufi mi commuove sempre, volevo un attimo leggere solo qualche frase dal proemio di Rumi sul Ney. Sì. Ascolta questo Ney che si lamenta. Esso narra la storia della separazione. Dice: da quando mi hanno tagliato dal canneto, il mio lamento fa gemere l'uomo e la donna. Cerco un cuore straziato dalla separazione per versarvi il dolore del desiderio. Colui che è lontano dalla propria fonte aspira all'istante in cui le sarà di nuovo unito. Chi vide mai un veleno e un antidoto come il flauto? Chi vide mai un consolatore e un innamorato come il flauto? Bellissimo, sì, dovremmo proprio fare una puntata tutta dedicata appunto all'esterno di astrologia e spiritualità, però anche a me, non lo so, la via Sufi c'è qualcosa che mi risuona dentro, non lo so perché, probabilmente dipende da qualche vita passata. Sì, Poi insomma sicuramente. sentire queste parole effettivamente commuove anche me. Beh, infatti a me colpisce sempre al cuore, cioè la via Sufi è stata per me importante, nonostante fossi già un antroposofa, ma ho dovuto attraversare questa via perché fin da piccola io avevo queste immagini e non sapevo chi fossero dei Sufi rotanti, quindi ho dovuto passare attraverso questa condizione e poi una volta quando li vidi mi resi conto di che cosa stessi vedendo, che vedevo nel dormiveglia, questo Zegr che costantemente dicevano delle frasi che io non capivo ritmate e dopo ho dovuto attraversare questo momento che per me è stato. Sono stati anni, perché sono stati 5 anni, poi ero in una tariqa dove non erano solo sufi ma anche dervisci, è la tariqa dove si è formato Shamsi Tabriz. E quindi mi è rimasto nel cuore, insomma. Questa cosa, sì. Eh sì, adesso è difficile andare avanti dopo questo momento così toccante, però nel frattempo io durante il brano ho ripreso, sono andata a ricercare le domande delle scorse puntate. Allora c'era Miriam che chiedeva, cioè diceva, il mio tema natale ha molti pianeti al grado limite delle case. E chiede che valenza può avere questo.
Non, il problema è questo, grado limite che cosa significa fra una casa e l'altra? Cioè, bisognerebbe vederle visivamente queste cose, perché se no uno rischia di dire delle corbellerie. Perché se è magari un grado prima che cominci l'altra, può, per me può influenzare tutte e due, ma non significa. Dovremmo averlo davanti diciamo, sia Paolo che me per rendersi conto e non dire delle stupidaggini in questo senso. Magari ecco, di a Miriam se ti manda il tema, così potremmo vedere cosa lei intende per diciamo, pianeti al limite. Perché ci sono varie diciture, c'è cioè chi dice 4 gradi prima di una casa successiva è più importante per la casa successiva. Nella mia esperienza io ho visto che un po' le influenza tutte e due, però ci sono varie scuole, forse ecco, lei deve in qualche modo anche valutare secondo la sua esperienza, come la percepisce, quindi non possiamo, la valutazione dovrebbe cercare di darla anche lei. Sì, tra l'altro Miriam sta ascoltando perché poco fa ha commentato, quindi non so se può darsi anche che ci risponda subito e quindi possiamo o analizzare proprio tutto il suo tema natale la prossima volta, una delle prossime volte, oppure se lei ce lo manda proprio a breve, possiamo almeno dire soltanto questa cosa dei gradi. Allora, ecco, adesso Miriam dice, sì, vi ho scritto una mail, il mio dubbio è che sia un'incompletezza di base. Non ho capito che cosa intendi, Miriam. Comunque, sì, forse ti riferisci un'incompletezza Un'incompletezza? di No, base, dice. riguardo se stessa, e questo è un giudizio sbagliatissimo, perché non è vero. Proprio assolutamente si deve togliere questa immagine da dentro di sé, assolutamente, perché è errata. Sì, molto spesso abbiamo visto anche nelle scorse puntate, analizzando altri temi natali, molto spesso abbiamo un'idea errata di noi stessi e proprio per questo continuiamo ad avere dei blocchi nella nostra vita, proprio perché pensiamo di noi determinate cose e quindi ci autolimitiamo, si potrebbe dire. Sì, ci autoflagelliamo perché nasciamo oltretutto in una società cattolica dove ti dice tu sei peccatore dall'inizio, poi per quanto riguarda la società politica, c'hai il debito virtuale addosso, non so, ognuno di noi è debitore, non si sa di cosa, i genitori, anche i migliori a volte, diciamo, invece di darci fiducia, ci mettono di fronte ai nostri difetti, alla fine una persona diventa un flagellatore per se stesso. Quindi è pronto subito a dire soltanto qualcosa di negativo, invece di dire magari ecco, può avere influenza per le due case, interessante questo, guardiamo, no, e allora questa è una cosa di base, è qualcosa che non funziona, non è vero, non è vero. Ok, allora aspettiamo poi i dati di Miriam e vediamo se possiamo dire qualcosa di più riguardo a questa domanda dei gradi. Paolo, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu sui gradi, ma non credo. Comunque, te lo chiedo Come lo fai stesso. e come fai a sapere che non ho nulla da aggiungere? Beh, perché non è un tema che hai approfondito, quindi non credo che tu abbia qualcosa da aggiungere rispetto a quello che ha già detto Maria Grazia. Poi, se Ma invece hai può qualcosa da darsi di sì. aggiungere, di. No, in realtà sui gradi, vabbè, in realtà c'hai ragione, mi conosci abbastanza bene, però non del tutto, perché tu ovviamente non sai delle volte quello che io studio nel frattempo, no? Magari perché le cose su cui rifletto poi non ne parlo, no? E invece proprio sui gradi, l'astrologia araba,
È bellissima perché per ogni grado c'ha una spiegazione. Quindi sto leggendo alcuni libri di astrologia araba, però sto cercando in questo periodo di capire quanto corrispondono. Sì, hanno Perché delle immagini molto belle per ogni grado, hanno sì. delle immagini, danno delle immagini meravigliose, sì, Sì. che bisogna interpretare perché non sono semplici da interpretare, c'è tutto un simbolismo particolare dietro, pure i gradi sabbiani di cui parla anche Rudyard, sono tutte cose da interpretare perché lui porta avanti molto i gradi sabbiani. Sì, comunque Stefania avevi ragione, in effetti non avrei aggiunto altro, anche se poi un giorno quando riesco a riuscire a capire bene questa storia dei gradi, a farmi un'idea mia, ma, poi ne parleremo sicuramente. No, proseguivo la prossima domanda. Sì, il mi conosce abbastanza bene, mi ha fatto un po' ridere comunque. Allora, la seconda domanda era di Jason, sempre di 2 puntate fa, che ti chiedeva, Maria Grazia, se sei d'accordo con Arroyo, che nel libro dedicato al karma e alla trasformazione dice che con Saturno in settima casa la persona non sa amare. Allora, il problema, di Saturno in settima è un problema molto interessante perché, viene chiamato la guardia. È come se una persona avesse una sentinella o stesse sempre in guardia e non facesse passare nessuno, tipo convivenze o cose del genere. Quindi può essere proprio un atteggiamento di difesa, no? Che una persona può avere, però non trovo che sia ineluttabile, ecco, è questa la condizione. Ho notato che molte persone con un Saturno in settima casa, per esempio sia uomini che donne, si uniscono a persone più grandi perché cercano nel rapporto la maturità. Quindi in qualche modo può accadere questo, oppure sono delle unioni tardive. Quindi una persona decide magari di convivere avanti nel tempo, quando in effetti ha fatto le sue esperienze, quando ha incontrato proprio magari la persona per un'affinità profonda dal punto di vista dell'anima. Quindi io non darei una definizione così, così diciamo rigida, perché bisogna anche vedere poi il Saturno nella settima casa con quali pianeti vada ad incontrarsi, perché potrebbe rientrare anche in un bel grande trigono, per esempio, e allora avere, facciamo un'ipotesi, no? Un trigono, un Saturno in trigono con Venere, quella persona deve arrivare alla sua maturazione affettiva per poter poi in modo consapevole o cosciente contrarre un'unione. Quindi, ma è vero anche che chi ha Saturno nella settima gli si dice sempre attenzione alle associazioni, a fare le associazioni o le società, no? Quindi non è mai. Però non possiamo essere così definitivi. Perché io ho visto, diciamo, ormai avendo 66 anni, ne ho viste tante di situazioni più svariate, ho cominciato a fare i temi natali che avevo 20 anni, quindi io ho trovato molto spesso persone con Saturno in settima che invece hanno poi trovato la persona, quindi sono state magari un po' selettive, però. Appunto, no, non è detto assolutamente, non sono d'accordo con un dire definitivamente no, non è possibile. Questa è una cosa che non posso condividere. Sì, ma poi aggiungo una cosa io, no? Che Saturno in settima come significato generale significa che uno certamente non avrà una vita sentimentale fortunata, non sarà fortunato in tutto quello che riguarda
il matrimonio, ma anche gli accordi magari di lunga durata con magari anche di tipo commerciale, perché riguarda anche quella parte lì. Però significa che quindi uno c'ha un ostacolo, c'ha una difficoltà, ma se fa un percorso di elaborazione, eccetera, quella cosa la può superare. La mancanza di amore, secondo me, non si vede da una carta natale. No, no, no. Talvolta si può vedere dal fatto che c'è un Saturno in opposizione a Venere, ma non significa che la persona non sa amare, significa che avrà delle difficoltà perché ha una Venere bloccata, lesa, come si dice in gergo tecnico. Ma sempre bisogna vedere che tipo di lavoro ha fatto per superare quella cosa. Quindi io mi pare che, scusa Stefano, hai detto che l'affermazione di Rudyard, No, di Arroyo. di Di Arroyo, Arroyo, dice Jason che è presa dal libro sul karma e la trasformazione di Arroyo. ma io adesso l'ho letto quel libro, ovviamente non mi ricordo tutti i passaggi, però per quello che è Arroyo, a me mi sembra un po' difficile che abbia fatto Sì, un'affermazione così. perché Arroyo lascia sempre una probabilistica, nel senso che lui è poi uno di quelli che vede anche nelle quadrature, nelle opposizioni tutti gli aspetti dinamici, non è uno di quelli che ti massacra come fanno a volte, come fa il Sementoschi Currillo, insomma, uno si mette le mani nei capelli e dice no, per carità. Sì. Quindi penso che magari abbia preso una frase, ma estrapolata un po' dal contesto, non significhi proprio questo, perché Arroyo è veramente illuminante, però è talmente aperto di mentalità, talmente vuole sempre vedere il positivo in tutto, che abbia fatto un'osservazione del genere mi pare proprio Mi pare strano pure sì, un pochino a me. strano, sì. Probabilmente è stata estrapolata da un contesto. Magari significa che spesso è così, perlomeno significherà che c'è difficoltà ad amare nel campo matrimoniale, sicuramente ci sono difficoltà, ma non significa che la persona non sa amare tout Non court sa amare, essendo. assolutamente. Sono d'accordo con te, non significa assolutamente questo, proprio Ok. no. Sì, anche perché poi abbiamo detto più volte, l'hai detto spesso anche tu, Maria Grazia, che il tema Natale non deve essere, cioè la discussione del tema Natale non deve essere una diagnosi No, per carità. definitiva che mette una pietra tombale su determinate caratteristiche della persona, cioè è un qualcosa che ti deve aiutare nel tuo percorso e non qualcosa appunto di definitivo che stronchi qualsiasi discussione, ecco. Noi siamo sempre in divenire, eh? Cioè noi siamo in divenire, quindi non può esserci proprio questa condizione di blocco così, di definizione, no, Sì. assolutamente. Guarda, poi a questo punto facciamo un discorso generale, no? Ho letto da poco un bel libro di Clara Negri che si chiama L'astrologia rivisitata, Origini, Destino e Libertà, dove praticamente lei, che questa autrice, che cosa fa di interessante? Analizza, come fanno molti autori, dei temi natali di personaggi famosi, e lei dice: col senno di poi tutti quanti siamo capaci a dire: certo che Tizio è morto quel giorno, aveva un transito negativo. Ma la verità è che lo stesso transito negativo che ha portato alla morte Tizio, magari si è verificato anche in forme peggiori nel passato e non l'aveva portato alla morte. Quindi, infatti, dice: quindi l'astrologia dovrebbe servire molto a capire le tendenze future di quello che si può probabilmente verificare di periodi negativi o positivi, ma senza poter dare delle formule matematiche, perché poi molto dipende dal livello evolutivo del soggetto. E poi fa anche delle cose molto interessanti, cioè fa delle prove. Prende dei temi natali, dice: adesso analizziamo questo tema, non vi dico di chi è, e poi vediamo se tutto quello che si è verificato nella vita era prevedibile o no. Quindi prende per esempio il tema di Emilio Salgari, il quale morì suicida e ebbe una serie di disavventure nella sua vita, e lei dice: prima fa analizzare il tema, dopo svela che è di Salgari e dice: chi avrebbe potuto prevedere che si suicidava con questi transiti? Nessuno, perché era un tema tutto sommato con delle posizioni natali abbastanza favorevoli.
Poi compara anche altri temi natali, per esempio compara quello di Nietzsche con quello di, con quello di Goethe e dice, tra i due, tra Nietzsche e Goethe, il tema natale peggiore era quello di Goethe, solo che paradossalmente Nietzsche ha una vita più sfortunata e finisce pazzo, quindi è anche qui come si può vedere da prima, si vede dal livello evolutivo e da tutta una serie di altre cose che non sono predeterminabili a priori, quindi non si può fare diagnosi certe. E quindi dice, leggo proprio dal libro, l'astrologia non funziona con formulette, quindi bisogna stare attenti alle formulette che riguardano tutti e che sono applicabili ogni volta, e non possiamo perderci negli intricati e spesso inutili particolari di uno specifico cielo di nascita, perdendo di vista la cosa più importante, che è il livello evolutivo del soggetto. E poi dice anche delle cose, vabbè, su il come i pianeti più lenti, Saturno, Nettuno, Urano, influenzano le anime più risvegliate e quelli più veloci, le anime meno risvegliate. E poi dice che comunque quando si fa un tema natale e quando ci si occupa di astrologia, deve esserci sempre un'assonanza, una cooperativa, una cooperazione, una sinergia fra il nostro destino e il nostro libero arbitrio. Quello è il succo, diciamo, dell'astrologia. E quindi dire, ecco, che una posizione significa una cosa, no, questo assolutamente no. E tra l'altro dietro diciamo, a un tema natale c'è l'io della persona che viene da incarnazioni precedenti, quindi tutta l'esperienza incarnativa di Nietzsche non è stata la stessa esperienza incarnativa di Goethe, quindi alla fine c'è il nostro io spirituale, quindi c'è questo che bisogna sempre tener conto. Per cui magari persone che incorrono in un incidente perché l'hanno scelto come esperienza fra una morte e una nuova nascita, e quindi magari lo stesso transito ad altre persone può portare una grande rivelazione, un momento di lavoro intenso su se stessi, perché ci sono state delle concomitanze karmiche diverse. E un io differente, chiaramente, quindi non si può generalizzare assolutamente. Ok, allora, quindi possiamo passare alla terza domanda, che aveva fatto Loredana sempre un paio di settimane fa e a cui, Paolo aveva già, risposto brevemente, diciamo, però possiamo anche approfondirlo un po' perché è un tema importante ed è quello che riguarda il momento del concepimento. Perché Loredana diceva di aver sentito una trasmissione dove parlava Carpe Oro, che noi citiamo spesso, che alla domanda sull'attendibilità e l'influenza del tema natale basato su quindi data, ora e luogo di nascita, ha detto che sarebbe più influente il momento del concepimento. Ecco, quindi questo era un po' il dubbio che era venuto a Loredana, quindi possiamo approfondire questo aspetto. Non so chi di voi due vuole cominciare, se vuoi cominciare tu Paolo, oppure passiamo la parola subito a Maria Grazia. Allora, guarda, io direi di far parlare subito Maria Grazia, dico solo una cosa velocissima, che poi ho parlato con Carpeoro, con Gianfranco, il quale mi ha spiegato meglio il suo pensiero. Devo dire che ha dato degli ottimi spunti, veramente degli spunti molto interessanti di riflessione sull'astrologia in generale, però dopo farò questo discorso. Adesso sentiamo cosa ha da rispondere Maria Grazia e poi vediamo, perché messa così, cioè, questa affermazione ha poco senso, diciamo così, per me dal punto di vista astrologico, però vediamo che dice Maria Grazia e poi intervengo io. Ma guarda, quello di cui parlava questo, non so come si chiama, Carpe Oro, Sì. in Tibet fanno la carta Navamamsha, così chiamata, che è del punto del concepimento,
dal momento del concepimento, che poi in qualche modo bisognerebbe fare dei calcoli così precisi, no? Perché, per vedere quando è stato, che riguarderebbe proprio anche l'essenza, no? Però il bambino è importante quando c'è l'uscita e il taglio del cordone ombelicale, perché fino a quel momento lo ha vissuto collegato all'universo materno. Addirittura Steiner dice che proprio il momento in cui lo spirito scende all'interno del bambino è proprio quando si approssima la nascita, perché se no è un'entità che quasi possiamo dire è collegato all'aura materna, no? Quindi il momento in cui c'è la recisione del cordone ombelicale, ecco, quello è il momento in cui con il primo respiro simbolicamente lui respira il cielo, respira le stelle, perché noi nella nostra respirazione non ci pensiamo mai. Siamo, sì, prendiamo tutte le forme terribili di miasmi che vengono dalle macchine, eccetera, ma infatti quando si mette in moto una ispirazione intenzionale, noi respiriamo i pianeti, noi respiriamo le stelle, noi respiriamo gli alberi, tutto quello che è intorno a noi. Quindi tutto questo entra e comincia ad essere un universo autonomo dalla madre, dal momento del primo respiro, e quindi da lì comincia la storia della persona. Quindi di fatto i tibetani guardavano al momento del concepimento, che una persona sensibile potrebbe anche in qualche modo percepire. Percepire, per esempio, a me mi si attivano delle forze di rigenerazione durante la primavera, perché sono stata concepita a primavera e sono nata in inverno. Quindi è un po', riguarda qualcosa di profondo, che riguarda proprio l'essenza, però non c'è niente da fare, noi dobbiamo cominciare, tutto il resto è quando c'è il distacco dall'universo materno, per cui il bambino diventa una realtà a sé stante, mentre prima non lo era. Con il primo respiro, quindi con questo momento, ecco, allora si definisce l'assetto planetario, quella fotografia planetaria che in qualche modo è la sua carta di entrata. Ok, Paolo, quindi tu vuoi aggiungere qualcosa a questo? Perché avevi detto che prima facevi parlare Maria Grazia e poi aggiungevi delle cose. Sì, io senza aver letto Steiner la volta scorsa già dissi una cosa che effettivamente avevo intuito da solo, insomma, e però il fatto che l'abbia detto anche Steiner mi rafforza ancora di più nel fatto che quindi avessi intuito giusto. Cioè, quello che ho detto è che noi siamo soggetti alle influenze planetarie perché le energie dell'universo si riflettono su di noi, no? E siamo un microcosmo all'interno del macrocosmo. Quando il bambino è in potenza, quindi quando c'è solo l'ovulo, l'embrione e poi il feto che cresce piano piano nella pancia della mamma, l'universo è costituito dalla mamma. Quella è l'energia che assorbe il feto mentre cresce. Infatti escono i bambini e nascono che hanno i caratteri dei genitori, che sono il primo universo, o meglio, l'universo che li segna di più. Poi quando escono, a quel punto lo spirito entra nel bambino, ma potremmo anche dire che le influenze astrali gettano un fascio di energia sulla persona e da quel momento in poi questi astri poi continuano a camminare nell'arco del cielo e continua ad influenzare la vita del piccolo che cresce.
Quindi per questo invece è importante il momento della nascita, non solo quello del concepimento, e comunque è più importante astrologicamente il momento della nascita. Va detto che nella discussione con Gianfranco mi ha dato degli spunti abbastanza interessanti. Lui, per esempio, sostiene che dal punto di vista esoterico, molti esoteristi barra astrologi del passato, infatti, tenevano conto nelle forze, diciamo, che determinano il destino di un individuo, tenevano conto anche delle forze telluriche. Cioè, lui dice, e su questo in effetti ha ragione, secondo me, non è solo il pianeta che ti influenza dal cielo, ma anche l'energia che proviene dalla Terra, che sempre energia è. Giustamente, avere uno stesso quadro astrale, cioè un Plutone piazzato in una casa X a un certo grado e tutti i pianeti piazzati tutti allo stesso grado di una carta natale, ma con il suolo di nascita che è Roma rispetto a Bombay, e già ti dà un'altra energia che viene da sotto. E dal cielo magari apparentemente saranno le stesse, perché la carta del cielo può essere identica a uno nato a Bombay, sia pure non ovviamente nello stesso istante, perché c'è una differenza di fuso orario, però si possono assimilare due carte natali di uno nato a Roma e uno nato a Bombay, ma le energie che vengono da sotto sono diverse. Quindi chiaramente uno avrà un'altra influenza. Poi aggiungerei io non solo, ma anche le energie dei genitori che stanno attorno, dell'ambiente che sta attorno, tutto ci influenza, quindi è ovvio che poi le persone avranno destini diversi, su questo non c'è dubbio. Devo Beh, dire che l'influenza della razza, nel senso che, senza andare su cose come razzismo, però ogni razza è retta da un arcangelo di diversa natura. Quindi in qualche modo, noi abbiamo, le razze non sono solo date dalla terra, così come appunto ogni popolo ha uno spirito di popolo, per cui un arcangelo di popolo. E per questo c'è questo tipo di modo di essere degli italiani che è diverso dai tedeschi, perché la forza arcangelica è un'altra. Dietro ci sono sempre le forze spirituali. La Terra è un grande crogiolo, se non ci fossero i pianeti non ci sarebbero i metalli. Quindi l'oro è collegato al Sole, la Luna è collegata all'argento, Saturno è collegato al piombo. Quindi se non ci fosse l'assetto planetario non ci sarebbe la natura organica qua da noi. Quindi non è solo la Terra, le razze sono un'espressione spirituale, di spiriti arcangelici. sì, va bene, direi che questo punto forse però l'abbiamo concluso, insomma, perché mi sembra abbastanza chiaro. Va detta una cosa che non la voglio dire a chiusura, ma poi per divertimento ho chiesto l'ora di nascita, oltre alla data, a Gianfranco, e gli ho fatto il tema natale e ho visto che ha un bel Saturno nella terza casa. E allora lì mi si è spiegato perché lui deve distruggere tutto dal punto di vista, deve sempre entrare in contraddizione. Al di là di un bel Giove piazzato in prima, che gli dà una personalità un po' debordante, però Esatto, bravissimo, c'ha un bel perfetto. Saturno, sì, c'ha un bel Saturno in terza, che quindi fa sì che la sua, nel comunicare, lui porti all'esterno come messaggio, poi tra l'altro c'è anche un Mercurio sul medio cielo, ma cioè, porti un messaggio di contraddizione, tende a distruggere quello che fa Saturno, però la sua distruzione è costruttiva, nel senso che spinge poi la persona a farsi le domande. Io la prima volta che ho sentito Gianfranco dire pubblicamente il tema Natale non serve a un cazzo, gli avrei tirato una bottigliata sulla testa, perché Anche sai, una praticamente. rigidità, Saturno in terza, una rigidità nelle opinioni, perché io devo essere sempre pronto ad accettare anche qualcosa che viene da altri. Lui taglia, perché Saturno taglia. Sì, infatti fa questo, a lui infatti stimola molto poi il senso critico di chi ascolta. Però devo dire appunto che lì per lì, infatti, gli avrei tirato qualcosa in testa. Poi ho approfondito un po' di più perché ho detto, insomma, se Gianfranco ha detto sta cosa, magari ci sarà un motivo, perché è una persona comunque, Maria Grazia, tu non lo conosci, ma di una No. cultura eccezionale,
ha fatto un percorso di conoscenza, di consapevolezza, cioè soprattutto di conoscenza più che di consapevolezza, che è veramente. Intellettivo, piuttosto un percorso intellettivo, direbbe Steiner, cioè quindi esistono persone molto intelligenti e ce ne sono tante in questa epoca, gli scienziati sono profondamente intelligenti, ma anche non collegati all'elemento spirituale. E va bene, quindi insomma alla fine ci ha avuto un senso e poi mi sono spiegato, tra l'altro mi ha dato anche delle indicazioni anche bibliografiche veramente molto interessanti, però come è tipico poi di Gianfranco, quello che lui sa non lo porta per costruire ma più per distruggere le credenze altrui e quindi ecco perché ha avuto questo atteggiamento e perché ha detto queste cose che servono per far riflettere. Devo dire che le indicazioni che mi ha dato, anche bibliografiche, sono comunque molto interessanti, quindi poi seguirò anche il percorso che mi ha indicato lui. Bene. Ok, quindi allora le domande che ci portavamo dietro dalle volte scorse sono finite, almeno io scorrendo i podcast, i commenti delle puntate, delle scorse puntate, ho trovato queste. Se c'era qualche domanda che magari mi è sfuggita e se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, magari potrebbe riscriverla, ma comunque penso di no. E quindi allora, adesso mancherebbero pochi minuti alla chiusura, però c'era Paolo che aveva delle domande e a questo punto non so se riusciamo a farne qualcuna adesso o le rimandiamo a una prossima volta, quelle che avevi tu No, ovviamente io intendo. guarda, gliene farei una, poi ce ne sono tante da fare, Sì. insomma, gliene farei una adesso e poi altre verranno nelle prossime trasmissioni. Allora, parliamo di guarigione. Io ho molti libri di astrologia su astrologia e guarigione, alcuni si chiamano proprio così. Devo dire che nessuno mi soddisfa appieno, cioè in sostanza c'è tutta una tecnica. Ci sono persone che hanno delle tecniche per esorcizzare gli influssi negativi di un transito. Ci sono delle tecniche generali che sono quelle di seguire il transito, esorcizzare il simbolo, come direbbe Ciro Discepolo, e già quelle sono molto interessanti. Però ti faccio una domanda quindi generale a te, Maria Grazia. Sappiamo che arriva un transito negativo. Come lo possiamo esorcizzare e come possiamo difenderci dal punto di vista pratico, con pietre, profumi, oli, meditazioni, mantra o con l'atteggiamento mentale? Dici tu, secondo te, per la tua esperienza, qual è la cosa migliore che possiamo fare? Beh, guarda, se nel mio destino, se nel destino di una persona necessariamente c'è di dover passare attraverso una malattia, dobbiamo sempre immaginare la malattia come un percorso di guarigione. Quindi come la dobbiamo immaginare proprio come un qualcosa che attraverso una difficoltà somatica ci viene dato come possibilità di trasformazione, quindi non bisogna demonizzare la malattia, ma inquadrarla sempre come un percorso di guarigione dell'anima. Quindi se è destino che in qualche modo, perché l'abbiamo scelto, e qui entra il fattore karmico, fra una morte e una nuova nascita, ho scelto proprio di fare questo tipo di esperienza per pareggio di qualcosa o perché mi può in qualche modo dare la possibilità di vedere e di affrontare un aspetto di me, quella non ci sono profumi, non ci sono cristalli, ho sentito varie cose, passa il transito di Saturno, mettiti vestito di nero o vestito di marrone. Non c'è santo che tenga, perché se hai deciso fra una morte e una nuova nascita, questa condizione la devi attraversare in un contesto che deve vedere la malattia come invece guarigione, come un modo che tu hai di trasformare certe situazioni. Quindi in qualche maniera è la possibilità che ti può venire data. L'errore che si fa in questa società
è di demonizzare l'elemento della malattia, di vederlo come qualcosa di terribile, mentre è qualcosa che può portare ad una vera guarigione, ad un risveglio. Quindi è questa la condizione. Noi dobbiamo cambiare completamente il nostro punto di vista. Per esempio, nell'antroposofia rientra nel percorso di guarigione, non soltanto la medicina antroposofica, non soltanto, diciamo, quello che può essere un percorso che fai con un medico antroposofo che guarda, soprattutto lavora sul tuo temperamento, sulla tua anima, sulle implicazioni karmiche, ma anche, per esempio, abbiamo sempre nella linea di guarigione per la malattia la pittura. Lavorare con i colori, abbiamo l'euritmia, perché appunto l'arte è terapeutica e tutti noi abbiamo questa capacità dal punto di vista artistico, per esempio, lavorare con i colori, lavorare con le forme, lavorare con la ceramica, questa già fa parte di tutto il bagaglio di cura della malattia per guarire, per fare in modo che sia un processo di guarigione. Quindi quando si fa pittura non è che si fanno segni con la matita, si comincia dal colore, proprio si comincia da questa realtà del colore, quindi in qualche maniera il colore è collegato alla dimensione dell'astrale, è collegato al sentire. Quindi questa è fra l'altro l'indicazione che in qualche modo potrei dare, non oddio mi sono ammalato, ce l'hanno con me, perché mi è arrivata sta malattia, ma perché, che cosa ho fatto, sono sempre stata una persona onesta, perché mi è arrivata, è una possibilità, diventa creativo. Quindi in qualche maniera segui un percorso di guarigione che comporta all'interno, in questo percorso come cura, l'arte. No, mi metto solo il cristallo. Sì, il cristallo, indubbiamente, io ho avuto un negozio di cristalli, figurati. Il cristallo devi avere anche la ricettività per sentirlo. Quindi non è che io debbo poi affidare tutto al cristallo, ma ci deve essere anche il mio impegno, perché purtroppo nella malattia il malato diventa passivo, invece deve essere attivo, deve attivare anche delle forze di volontà per voler guarire, è molto importante. Ok, ci sei Stefania? Ok. Sì, ci sono. No, aspettavo te perché magari volevi aggiungere qualcosa su questo che ha detto Maria Grazia, oppure volevi farle altre domande. No, siamo in chiusura, poi approfondiremo sempre questa cosa, insomma è una trasmissione che mi piace sempre di più, devo dire, per i temi che tocchiamo e come li tocchiamo. Ah, fra l'altro, se vi interessa, c'è una bellissima intervista del segretario della società antroposofica che è Stefano Gasperi, l'hanno fatta a Telecolor, e dove parla proprio in questi termini, da medico, perché lui è un medico, della malattia e del processo di guarigione, proprio dando proprio delle indicazioni che arrivano, perché parla in un modo semplice, profondo. Se vi interessa, guardate, lo Stefano Gasperi, Telecolor, ha fatto questa intervista pochi giorni fa. Sì, tra l'altro c'è anche Giada che ti chiede: ma dove sono questi medici antroposofici? Non so già da dove sia, perché magari io potrei dare qualche riferimento. Ecco, per esempio Stefano Gasperi sta però nel Trentino, è un medico antroposofo, qua
Nel Lazio, per esempio, c'è Francesco Paolo Clementi, ce ne sono una marea di medici antroposofi, ce n'è una nel nostro gruppo che è bravissima, nel gruppo Christian Rosenkreuz, dove sto, che è Anna Caputo, che è veramente una straordinaria dottoressa antroposofa. Per cui ci sono, come no, voglia se ci sono, e sono anche tanti, e poi ci stanno proprio con. È diverso il rapporto che ha il medico antroposofo già dal medico omeopata, perché diciamo, si usa indubbiamente l'omeopatia, ma in un'altra maniera. Per certi versi si vanno a usare anche a volte i minerali, certe condizioni particolari inquadrano dal punto di vista dell'anima la persona. C'è anche una clinica in Svizzera, la Lucas Clinic. Sì, quella, però ce n'è una in Italia che sta a Roncegno, che appunto si chiama Raphael, ce l'abbiamo anche in Italia, e loro curano addirittura con delle speciali acque che ci sono lì. E ci sono andata anni fa per un convegno di musicosofia che si teneva proprio lì e devo dire che è un luogo meraviglioso perché intorno c'è un bosco, quindi queste persone che vengono così curate stanno a contatto con una natura meravigliosa, per cui è da vedere, e si chiama appunto Raphael perché Raffaele è l'arcangelo della guarigione e che è l'arcangelo della medicina. Bene, allora, quindi le altre domande le facciamo la prossima volta, Paolo. Sì, certo, vabbè, ma le domande ce ne sono sempre tante, voglio dire, non è Sì, che ma sto. siccome ce n'erano alcune che ti eri preparato e quindi per questo ti chiedevo. Beh, una era questa e poi le altre che faremo. Allora, adesso proprio in questo momento c'è Luca che fa una domanda, vediamo se possiamo rispondere al volo oppure se è un argomento da approfondire la prossima volta. Allora, Luca dice: quando nel mio segno c'è stata l'opposizione di Saturno, ho sentito per molto tempo una forte lombalgia. Poi, dopo il transito di quel pianeta, è passata improvvisamente così come era arrivata. E chiede perché, Luca. Beh, mi sembra diciamo anche Saturno va a colpire in qualche modo molto spesso la spina dorsale dà di questi dolori, quindi la famosa lombalgine può dare queste forme, però c'è da chiedersi una cosa, è la cosa che io dico sempre alle persone che stanno per avere o stanno avendo dei transiti di Saturno, congiunti, opposto, quadrato. Non dimenticate il vostro corpo, perché molto spesso noi dimentichiamo di lavorare sulla nostra densità. Quindi abbiamo uno scheletro osseo, abbiamo appunto i muscoli debbono essere spesso attivati. Quindi è sempre bene ricordarsi certe cose. Per esempio, quello che a noi fa malissimo e nella nostra cultura è un atteggiamento errato, noi ci distruggiamo con le sedie. Sono andata a vedere delle immagini di villaggi indiani, dove appunto vivono dentro con lo sterrato. Non hanno una sedia, non ho trovato una persona curva, tutti vecchi dritti, perché loro si siedono a gambe incrociate. Quindi do anche molto spesso il consiglio alle persone, se possono, di passare qualche tempo a sedersi a gambe incrociate, a parte che c'è un altro rapporto proprio con la terra. Ma siamo costretti a stare dritti, che non ci stiamo mai. Quindi noi siamo sdraiati sui divani, siamo seduti sulle sedie, con posture terribili, ore e ore diciamo in ufficio, magari davanti anche al computer, con posture tragiche,
È chiaro che poi arriva questo, e Saturno è come se passando ti ricordasse dei tuoi atteggiamenti, perché lui è il pianeta della verticalità, quindi di quanto magari una verticalità che non esiste e che in qualche modo rovina poi tutto l'assetto della nostra parte fisica, e noi ci ricorda qualcosa. Ci ricorda, oltre che di ritornare a noi stessi, anche di ritornare alla giusta postura, perché la postura è fondamentale. C'è stato addirittura Alexander che sulla postura, lavorando sulla sua postura, si è curato dal cancro, perché si è accorto che aveva una postura che bloccava, fra l'altro, tutto il plesso solare, dove c'è proprio il nostro fuoco di vita. Quindi, probabilmente è accaduto questo, è come dire, ricordati di questa situazione che noi la dimentichiamo. In realtà il nostro corpo è il nostro tappeto del sogno, come diceva il buon Osho Rajneesh, mi piacque tanto questa sua frase. È quindi un tappeto, tu lo devi pulire, tu devi in qualche modo governarlo. Noi spesso lo trasciniamo. Quindi non siamo consapevoli, perché quando il dialogo con il corpo si realizza, il corpo ci può dare delle grandi indicazioni. Quindi in questo senso Saturno porta problemi sempre o ai denti o alle ossa o lombalgie o cose strane, e te le rilancia, ti rilancia i tuoi effetti posturali interiori ed esteriori, che non vanno. Ecco, questo è il problema. Bene, allora direi che possiamo chiudere qui la puntata se non c'è altro da aggiungere. No, ci rinviamo alla prossima volta. Ricordiamo magari i nostri appuntamenti. Ah sì. Ricordiamo che questo fine settimana a Parma, forse tu ti ricordi meglio le date e il luogo, Stefania, abbiamo 2 giorni di tarocchi e fate ancora in tempo ad iscrivervi perché abbiamo raggiunto il numero minimo, quindi il corso parte, però c'è ancora posto. E poi la prossima settimana invece ci sarà un altro corso, sempre sui tarocchi, a Spinea, in provincia di Padova. Di Di tu i Venezia. particolari, Stefania. Ah, di Venezia, sì. Io invece vorrei dire una cosa per chi è interessato. Il 13 di aprile io, diciamo, sono docente dell'Accademia Quantica e farò il gioco regale, che è collegato alle quattro funzioni che sono collegate alle carte. È un modo per lavorare sulle funzioni, sia su di noi che sugli altri, ed è un metodo che uso nel counseling. Quindi una persona può essere centro istintivo, centro emozionale, centro intellettivo, quindi un lavoro sulle funzioni. E questo viene appunto dagli antichi misteri, è una tecnica appunto antica, collegata alle carte francesi, quindi si usano le carte francesi, si fa sempre riferimento poi anche alla simbologia delle carte italiane. Non ci sono gli arcani maggiori chiaramente, ma solo il primo come spiegazione delle funzioni attraverso il mago. Per chi volesse seguire questa cosa, l'Accademia Quantica la trovate anche su Facebook. Chi è interessato gli viene rilasciato anche un attestato di partecipazione al seminario, poi ci sono gli studenti del corso che stanno facendo il percorso di counseling, perché io formo i counselor. Bene, quindi 13 aprile e trovate online tutti i dettagli di questo appuntamento. Invece, per quanto riguarda i nostri eventi, quelli sui tarocchi, sia quello di questo fine settimana che del prossimo, trovate tutto sia su Petali di Loto che su Enciclopedia dei Tarocchi, su entrambi i siti.
e vi consigliamo di controllare spesso, diciamo, la sezione degli eventi o comunque in generale i due siti, perché lì pubblichiamo tutti i dettagli degli eventi man mano che sono in programma. Bene, quindi chiudiamo qui la puntata. C'è tra l'altro Loredana che dice: ogni domanda si apre un universo. Sì, è vero, infatti con ogni domanda si aprono mille possibilità di approfondire, si potrebbero fare puntate intere sugli spunti che escono anche dalle domande. Ok, quindi salutiamo, io saluto Grazie tutti. Stefania, grazie. Tu sei di una dolcezza straordinaria e grazie per le tue scelte musicali. Oggi mi hai proprio toccato il cuore con il Nei. Grazie, grazie dal profondo del cuore e grazie Paolo perché è straordinario come ha questa capacità di sintesi e come c'ha sempre questo elemento bello del sorriso. È una persona che guarda a ciò che c'è di positivo ed è una cosa meravigliosa. Veramente stavo pensando di suicidarmi, ma No. no, ti prego. Sei molto utile all'umanità, non lo puoi fare. Va bene, ciao a tutti, Grazie, grazie alla a te, prossima. Mario, Ciao, grazie, sia ciao, per grazie, ciao. queste parole bellissime, sia per tutto quello che fai, l'aiuto che dai agli ascoltatori, perché a volte loro stessi lo dicono, insomma, che gli apri dei mondi con queste tue analisi, questi tuoi spunti, quindi grazie a te. No, grazie a voi, grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori per la loro pazienza e siamo tutti strumento, nessuno è meglio di un altro. Allora, anch'io saluto tutti e ci risentiamo la prossima settimana, martedì prossimo, sempre alle 17. E vi lascio con l'ultimo brano. Avevo preparato i Dire Straits che ci piacciono sia a me che a Paolo, ci piacciono molto, ma siccome è piuttosto lungo, abbiamo già sforato di quasi un quarto d'ora, quindi invece mando un brano più breve di Ben Harper, Diamonds on the Inside, cioè diamanti all'interno di sé. Buona serata a tutti.